Squadre già schierate in campo qui a Cedars Park, giornata ideale per una partita di calcio. Prossimo che parla di una gara combattuta, ricca di emozioni, buon divertimento da parte mia e di Stefano Nava. Match tra Crystal Palace e Digione. Anche se è un amichevole, è difficile non dare il 110% e penso che sarà così anche per loro oggi. La formazione titolare del Palace per questo match. Partono col 4-5-1, almeno sulla carta abbastanza conservativo. Probabile che si sia voluto affidare a un modulo che la squadra conosce meglio, ma come hai giustamente ricordato tu, Pier, nessuno gli vieta di cambiare strategia in corsa. C'è il tiro di Messi, conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Pogba. Mendy cerca il sostegno dei compagni. Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. Paul Pogba. Neymar. Messi. Pronti via, ed è già arrivato il primo gol del match, grande partenza. Hanno scelto di attaccare sin dall'inizio per provare a sorprendere la formazione avversaria, un approccio che sembra aver funzionato. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Hakimi. Havertz. Kanté spezza la manovra, è una diga oggi. Guadagna metri. Mbappé. Salah. 1-2 micidiale nel giro di pochi minuti. Ora sembrano davvero inarrestabili, Stefano. Stanno approfittando del passaggio a vuoto degli avversari. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Mendy. Diversi club si sono avvicendati sul prato di Cedars Park nel corso degli anni. Non solo il Palace, ma anche il Charlton e il Wimbledon hanno giocato qui. Attualmente ospita le gare interne del Crystal Palace, squadra
che ebbe il privilegio di tenere a battesimo niente meno che il Real Madrid all'esordio a Londra. Era il 1953. Havertz, Aubameyang, non può sbagliare. Nessun problema qui per il portiere, intervento tranquillo per lui. Spesso sono proprio queste le parate che nascondono più insidie, basta il minimo errore per prendere gol. Occhio al corner di Eric, buono l'intervento del portiere. Palla che finisce fuori. Pallone perso. È stato bravo a bloccare questa azione. Messi, Kanté. Può metterla in area. Kyle Walker. Posizione ideale. Ancora la circolazione di palla. Pogba, Kanté. Vediamo cosa inventa ora. Può andare al cross. C'è spazio per Aubameyang. Occhio al traversone. Pepe. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Palla interessante di Kanté. Ha scavalcato il portiere con uno splendido pallonetto. Ha visto il portiere fuori dai pali e l'ha superato col tocco sotto. Freddo, assolutamente imparabile. Con questo gol aumentano dunque il proprio vantaggio. Havertz. Usa bene il fisico qui. Pepe. Scambia col compagno. Hakimi. Può colpire da lì. Pallone invitante. C'è il vantaggio, giusto non interrompere. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Dombele. Sala. Lo vede? Sala, palla buona per lui. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Kyle Walker. Dombele. Mendy. Mbappé. Messi costretto a ricevere palla in posizione arretrata. Sale Walker. Può metterla in mezzo. Si ripartirà dunque con la rimessa del portiere. Varane.
Kyle Walker, Kanté, Dombele. Stanno vincendo, fitta rete di passaggi, non hanno ovviamente molta fretta. Neymar. Legge bene la traiettoria qui. Occhio al contropiede. Difesa che recupera il possesso, sfuma il contropiede. Messi. Vediamo cosa fa ora. Salah, palla buona per lui. Buono il cross, attento il difensore che allontana. Pallone tranquillamente fra le braccia. Errore del portiere sul rinvio, attenzione. Dombele. Sala. Bravo qui a sbarcarsi. C'è Messi sul secondo palo. Palla in rete. Manovra perfetta, gioco di squadra, cross. Nulla da fare per il portiere. E abbiamo ancora negli occhi lo splendido gol di poco fa. Qui possiamo rivedere la conclusione al volo dopo un cross provvidenziale. Che meraviglia. Partita che sembra già decisa e siamo ancora... Arriva il pizzico finale dell'arbitro in questo primo tempo. 4-0, risultato nettissimo. È uno spettacolo vedere in campo Leo Messi, soprattutto quando è in giornata. Secondo tempo che inizia in questo istante, vedremo se riusciranno a reagire e a salvare almeno la faccia. Kanté continua a offrire grandi palloni ai compagni. Ottime qualità nel possesso fin qui. Mbappé, e il pallone se ne va via. Aubameyang, occhio al suo movimento, ha un'autostrada a disposizione. Fuori gioco, fuori gioco, stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, era fuori gioco. Si ripartirà con una rimessa laterale. Hakimi. Aubameyang, ottimo l'intervento, recupera il pallone. Havertz, allontana Van Dijk.
Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Lettura perfetta e palla recuperata. Buona qui la lettura del difensore. L'arbitro assegna il fallo laterale. Eriksen recupera palla intercettando bene il pallone. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Guadagna metri. Prova Eriksen. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto. Occhio alla ripartenza. Ottimo il lavoro difensivo su questo contropiede. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Gran palla a scavalcare la difesa. Eriksen. Havertz. Tentativo impreciso del difensore che non riesce a liberare. Interrompe bene l'azione intercettando il lancio. C'è campo per andare, attenzione. Poteva essere una buona ripartenza, l'hanno buttata via. C'è stata la... deviazione del difensore, sarà dunque calcio d'angolo. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. Coming onto the pitch, number 20, Bernardo Silva. Occhio al corner di Eriksen. Hernandez. Rashford. Il pubblico di casa sembra quasi rassegnato di fronte a questa partita. Per come sta andando la partita, hanno ben poco da festeggiare. Buona qui la copertura della difesa, ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Rashford, partono in contropiede. Provano a sfruttare bene il campo. Eriksen. Pepe. Eriksen, occhio alla deviazione, c'è il palo. Un grave errore, ma bisogna riconoscere anche la bravura del marcatore. Gol solo sfiorato, conclusione che si è infranta sui legni, il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Palla a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto resta da giocare. Matteo, si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. Grazie per l'aggiornamento Matteo, ovviamente richiamaci se ci saranno novità. Riceve Messi. Messi punta la porta. Palla che è uscita, si ripartirà con la rimessa laterale. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Van Dijk. Kanté. Messi gioca nel giorno del suo compleanno. Auguri ovviamente. Dombele è in buona posizione. Ecco Lukaku. Vedremo se in questi minuti finali cambierà qualcosa, ma insomma gli equilibri mi sembrano abbastanza chiari.
Rashford, Aubameyang. Perdono palla banalmente. Occhio alla ripartenza. L'arbitro lascia correre. Mbappé, palla buona per Mbappé. Di quanto è uscita, Stefano? Davvero di poco, Pierre. Avevano fatto tutto bene, dovevano concretizzare meglio questo contropiede. Chiedo a Matteo Barzaghi a bordo campo quanti minuti ci separano dal triplice fischio. Ne sono passati 85 di minuti, ne restano altri 5 da giocare. Grazie, ovviamente se dovessero esserci novità richiedici pure la linea. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Dombele. Kanté. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. C'è la posizione di fuorigioco per Messi, tutto fermo. Gomez. Marquinhos. Finisce la gara, tutti negli spogliatoi. Match che termina tutto.